Daniele, insomma, qui dobbiamo rilanciare, perché Allora, la questione sta. Esatto, la prossima volta dobbiamo farlo al bar, cioè ci mettiamo anche a distanza con la mascherina, spazio pubblico, sì, ci prendiamo una birra, un caffè, una cioccolata, quello che volete, è ma super fondamentale. alcolici. Senti, Antonio. allora, no, io dicevo, scusa, prima di cominciare le trasmissioni, che stavamo dicendo con Mattia che questa cosa delle cartoline era... vabbè, poi ne parliamo più tardi dopo, ma mi ha fatto ricordare un sacco di esperimenti del passato, a parte salute, a parte Alighiero Boetti, c'è stato anche un gruppo di architetti degli anni 90, Cliostrat, su a Torino, che aveva fatto una bellissima rivista di architettura usando le cartoline. Si scambiavano le cartoline tra studenti e facevano la rivista di architettura. Questa cosa mi piaceva molto, mi è sempre piaciuta e c'ha come padre putativo, insomma, tutta l'attenzione di Alighiero Boetti, che insomma della postcard art ha fatto proprio insomma da maestro, e quello mi piaceva. E poi diceva Mattia, io Antonio non lo conosco, invece adesso che ti ho guardato invece ti conosco e ero curioso perché ho detto ma il nome lo conosco, so bene chi è, però mi sa che non l'ho mai incontrato, invece mi dicevi che No, invece insomma. ci siamo incontrati, non ci siamo forse molto frequentati, ma ci siamo incontrati. L'università, no? L'università, l'università. Sì, sì, Ma sì. tre. Senti, ma tu che esami hai fatto? Con chi l'hai fatti? Giusto così per ricordarmi. Io ti dico quelli di composizione che sono quelli più importanti. Certo. Gli altri danno. Ho fatto Anselmi, ho fatto Cordeschi, ho fatto Vidotto, Allora, primo anno. forse ci Boh, siamo senti, incontrati con come Andrea, con Vidotto. Tu conosci Irene, mia moglie, sicuramente, io conosco Milano. Irene. E conosci Irene, ma infatti, ecco, questo era probabilmente l'aggancio, ci saremmo visti all'ordine quando abbiamo fatto quella cosa di Leonardo Unpackied, quel sistema nel 2004, qualche tempo fa, ci siamo ritornati su Comunque, no, questa ma cosa. comunque mi ricordo di voi, di te, di Irene, insomma, eravate molto composti, devo dire, Come all'università, adesso! quindi come composto, forse ero meno Senti. composto di voi, ero più Allora, io scomposto. direi che è il Quello è momento sicuro. che mando la mia direttina Instagram che lancia pure la nostra diretta. Perfetto, Ho mandato il link, perfetto. Daniele. Mo lo metto su bio e lo mando. Pronti tutti allora per una nuova diretta meravigliosa? Ma ragazzi, ci siamo, evviva! Questo era solo un warming up, no? A che puntata stiamo, Mattia? Questa è la quinta puntata. Io chiedo di nuovo scusa, anche se, come avrete capito, io sono affascinato dal fallimento della Meraviglia. tecnologia. Quindi quando la tecnologia fallisce, io proprio un po' ci godo. Però chiedo scusa ovviamente a chi ci stava per guardare, per seguire e soprattutto a Sveva che non sono riuscito perché poi ho avuto un problema con la telecamera, la videocamera, insomma un driver che poi ho ristallato la scorsa settimana a parlare della famosa discontinuità. Ma ci rifaremo, adesso dobbiamo solo calendarizzare con Sveva l'evento, ma presto ci rifaremo. Allora, vi comunico che sono in diretta Instagram, aspetto un secondo che si colleghi qualcuno, però diciamo che da questo momento in poi diamo l'inizio alla nostra quinta puntata. Stay wild, stay cool, questa è la radio più wild della rete di Roma, dell'Italia e di tutto l'universo conosciuto. Ci abbiamo Mattia e Antonio. Con i quali parleremo di post-produzione. È la quinta puntata, quindi di parole chiave ne abbiamo avute tante. Post-produzione e architettura, post-produzione e politica, post-produzione e chissà che altro. Vi rimando alla pagina Facebook dove c'è una diretta appunto con Antonio Stella Richter, Mattia Darò e probabilmente con Sveva Brunetti e altre persone che si collegheranno. Ascoltateci, rivedete sicuramente la puntata che è molto interessante. Abbiamo creato un gruppo e sul gruppo potete vedere tutte le puntate precedenti. Architettura e post-produzione, consumo e post-produzione, creatività e post-produzione, comunicazione e post-produzione. Ciao, andate su Facebook e seguiteci. Allora, prego, siamo in diretta, ragazzi. Viva! Evviva! Andiamo. Allora, introduciamo la questione.
Ovviamente, ecco, sì, l'ha detto giustamente Daniele, ricordo a tutti, questo è uno dei gruppi più elitari che esista, pazzescamente circoscritto, per partecipare basta andare nel gruppo Facebook e chiedere, ecco, scriverci, dire una cosa, quindi poi in realtà è elitarissimo, ma anche facilissimo partecipare. L'importante è farsi avanti, diciamo, in qualche modo. Dall'altra parte, che cosa intendiamo per post-produzione? In realtà intendiamo tante cose. L'argomento a me mi ha affascinato molto, era Daniele che non mi ricordo per quale ragione a un certo momento è uscito fuori, forse stavamo parlando poi di un altro precedente tema, e da lì poi ho fatto questa connessione appunto con Antonio e con una sua iniziativa. Ma post-produzione, a me mi viene, questa settimana ho passato la settimana a riflettere su Eyes Wide Shut, e a un certo momento, non so se ve lo ricordate, c'è la famosa scena di Bill Tom Cruise che va a casa di Victor, ovvero Sidney Pollack, e è una specie di spiegazione del film, perché lui, che è questo Victor, uomo strano, adulto, che è un po' uomo di vita, super ricco, che cerca di spiegare quello che era successo la sera prima, cioè la famosa festa orgiastica in cui capita, no, con tutti gli uomini mascherati. A un certo momento lo vede tutto deperito, sto Tom Cruise, tutto, ah, ma che è successo? Ma dove mi sono ritrovato? Pieno di congetture in testa e cose. E quello non sa che dirgli, insomma, lì se stava a far roba, se stavano a divertire in questa festa, gli dice, senti, ma fai conto che è una sciarada, una grande messa in scena che abbiamo messo su, e poi un po' per spaventarti, no? E si riferisce all'ultimo pezzo, quando gli dico no, ma la seconda password la sai, per cacciarlo via. Fai conto che è una messa in scena. Ecco, questo termine, la messa in scena, io lo trovo bellissimo. Noi oggigiorno siamo talmente abituati alle messe in scena, un po' come quella che stiamo facendo adesso, ma un po' come ogni singolo post che ci travolge enormemente su sti social, dalle immagini anche alla singola scritta, che ovviamente neanche ci rendiamo conto più di essere continuamente in una messa in scena, no? Borghese o non borghese che sia, è una costruzione di una narrativa che effettivamente poi più o meno ognuno si artefà per cercare di veicolare un messaggio, anche se non lo vuole veicolare, anche su quelli più puristi che dicono no, io scrivo esattamente quello che è, ma esattamente quello che è, poi si aprirebbe un mondo. Che significa esattamente quello che è? Questa obiettività, se poi usi certe parole, già sparisce, no? In qualche modo. Allora, da questo punto di vista, Antonio fece un esperimento che appunto, a cui tra l'altro partecipai, mi sembra che era Antonio, correggimi se sbaglio, il 2016, Sì, che 16-17. era post-arc, che cos'è l'architettura? Cioè lui attraverso, diciamo, che cos'era? La consulta dei giovani architetti dell'Ordine degli Architetti di Sì, Roma, vero? esattamente. Chiese a tutti, diciamo, in qualche modo diffuse una serie di cartoline già preaffancate attraverso la rivista dell'Ordine, attraverso canali istituzionali come le accademie, le università, le scuole, chiese, e anche con contatti diretti con gli architetti, con i liberi Certo. professionisti, eccetera, chiese di riconsegnare con una loro, diciamo, idea, un loro disegno, quella cartolina che era appunto già affrancata, di riconsegnarla. E lui fece la raccolta e l'esitazione di tutte queste cartoline. Poi ce la racconterà appunto Antonio nel dettaglio. Questa cosa che un po' mi ricorda forse il tuo precursore, non so se c'era stato in voi in mente, post-arc, tra l'altro ricordo è il nome di un'associazione culturale dove c'è Antonio, c'è Giorgia Dalbianco e Marco Cherubini, io ricordo loro in particolare. La cosa interessante è che questo nome post-arch a me mi affascina molto, perché da una parte significa post-architettura, no? Dopo l'architettura si Esatto. potrebbe immaginare, Però esatto. Dall'altra, è anche un posto, una esatto, postale, un posto. l'altra cosa invece è il famoso post a cui Siamo ormai abituati. siamo straabituati, esatto, eccetera, eccetera. E ovviamente, ecco, no, ricordavo, non so se nei vostri riferimenti c'era per esempio quell'iniziativa che fece, mi pare che era
uno dei primissimi numeri del Domus di Joseph Grima, no? Che forse qualche anno precedentemente aveva fatto questa serie, anche lui una colla di Sì, cartoline, se non sbaglio era vero, lo esatto, aveva stretto fatto pure lui, sì, l'avevamo visto. di Messina. Ma insomma, mi sembrano questi dei primi tentativi di quello che in realtà oggi noi appunto assistiamo. Logicamente, un altro film che mi viene in mente è Johnny Mnemonic, no? Tratto da William Gibson, in cui lui ci ha impiantato sto hard disk in testa e gli mettono dentro più quantitativi di informazioni di quanti ne poteva ricevere e c'ha sta testa che quasi gli esplode. In realtà noi abbiamo una situazione similare tutti i giorni, perché noi sempre con questo affare a scrollare, a scrollare, a scrollare, noi ci sembra che non immagazziniamo, in realtà immagazziniamo quantità di informazioni Pazzesco. spaventose, no? Pazzesche, giga di dati che poi tu non lo sai, il tuo cervello le recepisce, non le recepisce, alcune magari ti stimolano un interesse, ma magari ce n'è un'altra che hai passato velocissimamente e che ti rimane Rimane dentro nella e poi rete, la notte, totalmente, sì. esatto, Quello legge gioca, inconscio quello come, parleremo. Senti, esatto. prima Insomma, questa è di una parlare. sistematizzazione, secondo me, che lui fece già allora in questa iniziativa, molto, a mio avviso, molto interessante, che mi piacerebbe indagare e stimolarci a vicenda, ovviamente. Prima di Scusa, ammazzare Danilo. Mattia, che avevamo detto facciamo degli interventi di 3 secondi, no, Vabbè, volevo dire più che forte di me. se, prima di lasciare la parola a Antonio, che insomma un po' oggi è l'ospite d'onore, allora se questa cosa che facciamo rassomiglia a una, non so, a prendersi una birra o un caffè al bar e quindi un po' chiacchierare a ruota libera su queste cose, devo dire che poi anche la divagazione è sicuramente una cosa bella e interessante. Cin. E devo dire che una cosa che dico sempre, e ho avuto questa conversazione con mio figlio ieri, è che se dovessi dire tra tutte le persone, quelle che ne sanno più di me di cinema, dovessi dire un nome, direi Mattia Darò, perché facciamo adesso a gara lui che c'ha 15 anni. Dico che secondo me la persona colta, la persona che conosce tutto di cinema, allora devo sempre fare i confronti con qualcuno, è Mattia. Quindi mi piace pensare, Giusto. questo va a raccontare qualcosa di questa Cinema. post-produzione, che Mattia è un grandissimo esperto di cinema e tutte le volte c'ho qualche dubbio, devo dire che gliel'ho chiesto e lui mi ha saputo rispondere al volo. Ma è bello, interessante, perché la post-produzione in verità è un po' una specie di, come dire, a parte la parola tecnica che rimanda proprio al montaggio, eccetera, è proprio un'azione di sceneggiatura, di creare una messa in scena, di immaginare un mondo su cui noi aggiungiamo, come dire, dei significati. E quindi mi piace sempre ricordarlo che il mondo del cinema ci appartiene come architetti proprio perché ci dà un po' un contesto di senso, anche operativo, del modo di fare e di pensare l'architettura. Va bene, allora io lascerei la parola a Antonio che magari ci presenta questo lavoro sulle cartoline che appunto mi ha incuriosito e che insomma vale la pena secondo me raccontarlo per poi agganciarlo con tutti questi ragionamenti sulla post-produzione. No, mi piace tanto per cominciare il fatto che questo sia una chiacchiera e che quindi spero che la divagazione sia il tema fondamentale. Certo. No, nel senso che è un po' il tema, in qualche modo, che stiamo trattando noi della post-produzione, se vogliamo iniziare così, perché la post-produzione non è altro che una deriva delle immagini. Voi che siete, come dire, ho visto questa puntata Radical che mi è piaciuta molto, e che poi mi ero anche provato a connettere quando poi invece è saltata la connessione. Infatti La dicevo: "Ma che scorsa strano, che settimana. festa che sei?" Non le senti? Io stavo là lavorando, ce l'avevo in sottofondo. Dico, chiaramente sono io che sono vecchio e non so neanche fare vedere una diretta in Facebook. All'inizio ero un po' umiliato, devo dire. E poi ho detto: "No, vabbè, forse ce la faccio." Erano loro che. E c'era un po', è nata sta diatriba che boh, secondo me lascia un po' il tempo che trova, soprattutto per me che non sono di parte, ma è giusto che lo facciate voi che siete di parte, su cos'è il rendering in altra situazione, che cos'è il rendering, che cos'è invece il patchwork, no, il montaggio di vari pezzi di immagine. Che sono due cose, secondo me, che non ho capito perché ne discutete di questa diatriba, perché sono due cose talmente diverse e possono totalmente convivere in modo autonomo, ognuno con la sua dignità. Ogni volta uno evidentemente
può utilizzare l'una all'altra a seconda di quello che gli serve. Poi se ovviamente del collage se ne fa o del rendering allo stesso modo, una religione, allora davanti alla religione io ovviamente faccio un passo indietro, però in generale l'idea mia è proprio quella di mixare tutto. Non a caso alcuni di voi fanno dei collage a partire da delle costruzioni 3D e quindi in qualche modo di un'immagine che ha una sua ancorché basica renderizzazione, quindi voglio dire, esiste anche questa forma intermedia di composizione dell'immagine. Vi racconto un po' perché me l'avete chiesto e quindi partiamo da quello, ma insomma potremmo appunto andare a ruota libera di questa iniziativa di Post-Arc. E forse ve la racconto forse in modo diverso di come l'avrei raccontata quando la presentai. Il motivo ovviamente era Certo. un momento di, come dire, di incacchiatura per l'apatia totale che stava intorno e quindi anche mia in qualche modo, cioè come dire, non avevo bisogno di innescare qualcosa chimicamente, visto che naturalmente ciò non succedeva. Ci sono dei periodi storici in cui ciò succede, no? L'ultimo che io mi ricordo è stato la Pantera, ma è stato l'ultimo. Prima c'è stato il 68, ci sono state varie occupazioni che in qualche modo hanno parzialmente, localmente acceso gli animi e quindi il dibattito. C'è stato il grande di tutti i dibattiti che ci sono stati fino agli anni 80, forse all'ambire degli anni 90. Insomma, quando noi stavamo all'università, Mattia, forse mezza tacca più di me, più grande, erano già gli anni dove c'era un limite tra le grandi scuole di architettura, i grandi pensieri che avevano, come dire, delle armate teoriche e di persone che poi sviluppavano i progetti che si scontravano. Questa cosa ovviamente faceva sì che queste grandi rigidità poi di immagini che produceva la scuola milanese, la scuola romana, Anselmi, la scuola romana, Morpurgo oppure Rossi o insomma quelle altre, Pulini, non lo so, erano tutte scuole che monolitiche, che facevano sì che le immagini che uscivano erano delle immagini che riflettevano un pensiero, talvolta che era un po' fine a se stesso, nel senso che era un periodo in cui l'architettura di un certo tipo non si riusciva ancora a realizzare, cioè c'era un attimo di stasi, nel mondo della produzione dell'architettura reale, quindi c'erano i palazzinari che riuscivano a costruire delle certe cose, gli anni 60 erano finiti, quindi tutto il boom degli architetti bravi degli anni 60, cioè erano pochi quelli che poi in realtà riuscivano a sfondare, quindi che si fa? Vabbè, si teorizza, si disegna e ci si scontra. A un certo punto tutto questo, e questo portava ovviamente nelle scuole una grande rigidità, però anche a un dibattito forte e soprattutto molto generativo, molto fertile, no? Perché come le grandi armate, come dire, era una grande partita a risico, scacchiere si muovevano in modo rapido e deciso. Dopodiché c'è stata un'esplosione. Il decostruttivismo viveva insieme al postmodernismo, che c'è stato un momento col minimalismo in cui tutto quanto conviveva. E quindi che cosa succede? Succede che l'architetto non è più parte di una scuola, ma afferma una propria realtà percettiva delle cose e racconta il suo racconto proprio, no? E quindi tutto vale, ovviamente tutto vale, quando è che vale? Quando ha una qualità. Questo lo possiamo in qualche modo poi riportare al discorso delle immagini, che poi faremo ovviamente. Cioè, adesso tutto vale, tutta questa grande massa di immagini vale? E quindi ritornando, come dire, all'iniziativa di Post-Arc, dico, in questo marasma di informazioni grafiche che ci stanno e di assenza totale di dibattito di architettura, cerchiamo di costruire una macchina, un meccanismo, che poi vi svelo anche qual è stata una delle idee che mi ha portato poi a questo meccanismo, che riporti la manualità legata al pensiero. Cioè,
io dico, nessuno nega internet, nessuno nega i social, tant'è che li abbiamo usati, eh? Era un'alternativa. Però la cosa principale era cercare di far ritagliare 10 minuti, un'ora, 5 minuti di tempo sopra un foglietto e rispondere a una domanda che era che cos'è l'architettura. Ovviamente questa domanda era una domanda insidiosa per quanto facile, perché lasciava a chi poi doveva rispondere l'interpretazione. Nasceva critica, nasceva, noi volevamo sapere che cos'è l'architettura adesso, cioè che cosa, a che punto stiamo. L'architettura per noi è morta e che cosa, infatti, quando sono arrivate le cartoline, abbiamo pubblicato un libretto, adesso faccio vedere, e quella che abbiamo scelto subito, senza proprio quando è arrivata, abbiamo detto tutti quanti, è la Bellissimo, copertina, è la meglio bellissimo. della copertina, è questa qua, aspetta, vediamo se si vede. God save the architect. L'architettura è morta, viva l'architettura. Che quindi era una visione post-punk Certo. dell'architettura che ci è molto piaciuta ed era proprio il significato di quello che volevamo fare noi. Quindi in una cartolina qualcun altro, senza che gli si dicesse esplicitamente, è riuscito a capire che cosa volevamo dire. E cioè, facemmo ammuina, insomma, visto che adesso non si parla di architettura, creiamo un sistema che faccia in qualche modo parlare poi con i risultati che possa avere, positivi o negativi, come tutte le cose, o nulli, ci sta. Però l'intento era proprio questo. E quindi l'idea era, fate voi, scrivete, disegnate. E allora ci sono state, la cosa interessante era ovviamente il proporre questa cosa, cioè era tutto homemade, eh? Era tutto molto fatto in casa sulle forze, quindi si mandavano mail, contatti, si andava in giro a fare volantinaggio e già questo produceva una discussione, no? E quindi, ah, ma che ci devo mettere? Ci devo mettere il mio progetto? Posso scriverla? Posso lasciarla in bianco? Ovviamente la risposta è fai come ti pare. Cioè, come dire, è un attimo di libera espressione del tuo pensiero autonomo. Fallo, come credi, fai un collage, Mattia ha fatto un collage col figlio, me lo ricordo bene, quindi era bello perché era intergenerazionale, almeno credo che c'era un mostro fantastico a un certo punto, era una stanza con un coccodrillo, un Sì, mostro, non lo so. no. Lui non ha fatto un cazzo, cioè diciamo, ero ispirato dal Ah, suo ok. immaginario. Ma... Allora eri molto ben ispirato. C'era sto coccodrillo che stava là dentro così ritagliato. Però tant'è che poi a un certo punto, parlando invece con Francesco Venezia, a un certo punto lo chiamo, gli spiego la cosa e mi fa: Eh sì, Antonio, sì, ho sentito che questa cosa mi ha mandato la cartolina, mi è arrivata. Ce l'ho accanto al comodino da una settimana, non riesco a dormirci. Allora dico: No, vabbè, ma magari anche prenderla un po' più leggermente. Insomma, c'erano persone. No, aspetta, Giorgio, scusa, non mi. E quindi ciò ha scatenato come dire, la totale assenza, no, di risposte. Dico: Vabbè, ma che devo dire d'architettura? Tanto si fanno sempre le stesse cose, così. Oppure grandi angosce. Momenti che diciamo, ma che devo fare? Purini che mi ha risposto: sì, te la faccio, poi ci penso, poi non ha fatto niente. Cioè, ci sono una serie di risposte a catena che fanno sì che almeno ci si pensi. La cosa interessante, secondo me, è che poi sono uscite una serie di immagini del tutto diverse, che poi noi in questo librettino abbiamo così riunito. Qua che cos'era? Ah sì, quella di Venezia diceva tollera l'architettura aggettivazioni. Cioè, questa è stata tutta la sua cosa, che però si rifà al fatto che lui critica, non so se l'avete mai sentito su questo tema, lui critica molto il fatto che l'architettura non è l'architettura bioclimatica, l'architettura rispettosa delle barriere architettoniche, ma è l'architettura che in sé, come dire, ha tutto quanto. Io mi aspettavo che facesse un disegno, lui fa dei bellissimi disegni e ciò non è stato. Quindi, insomma, la cartolina è in qualche modo
il pensiero che l'idea nostra è che si facesse immagine in realtà, visto che questo è il tema. E infatti, Daniele, tu prima parlavi di Boetti. Non so se stavamo in onda o no, ma insomma dicevi che una stavamo in onda, vabbè, quindi allora tutti hanno sentito di Boetti, che ha fatto quel bellissimo lavoro che ho visto una volta alla Galleria Nazionale in tutta la sua interezza, nella Sala delle Colonne. Era molto bello perché era presentato molto bene, si leggeva molto bene, e che era tutto un sistema apparentemente complicato, che adesso non saprei, ma in realtà semplice, di rinvio di carte postali. Cioè io la rinvio a una persona all'interno del, se non sbaglio, all'interno di questa busta c'erano le indicazioni per rinviarla a un'altra persona, che la rinviava un'altra persona, che la rinviava un'altra persona e che ritornava a me. Allora, la cosa forse interessante della situazione adesso del pensiero legato all'immagine e quindi fondamentalmente dell'atto creativo di fare arte, di creare, è proprio quello là del ricreare. Noi sappiamo benissimo ormai, la storia ci ha insegnato, se non siamo sciocchi, che nulla è stato inventato, quindi è sempre un rimasticato, che poi è sempre nuovo, è veramente sempre nuovo, perché ogni volta È che la si logica rimette una virgola. del meme, ne abbiamo parlato appunto anche l'altro. È il meme, non ci sono cavoli, è un copia È e un copia e incolla. incolla. Tra l'altro, io sono convinto che anche Picasso diceva una cazzata quando faceva la cosa che diceva che il genio ruba e gli altri copiano. Non esiste manco sto genio, perché ormai, almeno, e questo è evidente secondo me nella velocità in cui noi ci siamo ormai immersi nel mondo delle tecnologie di internet, del web, eccetera. Quindi questa è una prova pazzesca per la sfera della testa, no? Cioè, internet sta dimostrando davvero questa cosa, che in fondo le idee sono un copia e incolla continuo, non esiste né il nuovo né la genialata, è un problema di quale si diffonde, quale non si diffonde, di un carattere più forte, veramente Però di darwinista questo come ne cosa. parliamo, perché questo qua è Sì. interessante, quale si diffonde e quale non si diffonde. C'è sempre un. Dimmi, Daniele. Ah, No, allora certo, volevo. certo. Scusate, volevo. Mi pare che questa cosa sia particolarmente rilevante per noi architetti. Insomma, da quando io devo dire che sono stato sempre molto colpito dalla leggerezza di quest'opera particolare e curiosa di Aldo Rossi, che era il Teatro del Mondo, no? Ho sempre pensato che, insomma, Aldo Rossi era quasi l'architetto più distante possibile dal mio modo di concepire l'architettura, però quella cosa lì mi ha fatto riflettere che effettivamente, appunto, quando tu c'hai questo oggetto che naviga e si sovrappone allo sfondo di Venezia, stai facendo un collage, e questa cosa di un allestimento che modifica lo spazio urbano, lo fa diventare, lo risignifica tutte le volte perché c'è un allestimento, mi è sempre piaciuta e mi ha veramente molto colpito. Però volevo nobilitare un po' il discorso che state facendo, leggendo questo passaggio iniziale di post-production nel librettino di Buriot, che in qualche maniera ha definito alcune paroline chiave, ma solo perché mi pare che, insomma, possediamo tutti gli strumenti e tutte le, diciamo, gli strumenti proprio per immaginare bene questa post-produzione, come possa trovare esito sia nei social media, nella produzione di immagini o nella creazione delle nostre architetture. Però è interessante perché veramente nel 90, questa è la fine degli anni 90, pubblicati nel 2000, quindi 20 anni fa sostanzialmente. Sentite che dice, l'ho riportato pure nel nostro gruppo, in discussioni, magari qualcuno può pure commentare. L'arte della post-produzione sembra rispondere al caos proliferante della cultura globale nell'era dell'informazione, che è caratterizzata dall'incremento di forme ignorate e disprezzate. Questa è una cosa interessante, che nella post-produzione, e io vedo per esempio Mattia che è veramente interessante da questo punto di vista, si produce significato e lo si nobilita anche laddove apparentemente c'è qualcosa di negletto e abbandonato e non perfettamente a vista. Uno lo fa emergere proprio perché fa il meme o perché ci costruisce sopra degli altri pensieri. Inserendo la propria opera, quella di altri, gli artisti contribuiscono allo sradicamento delle tradizionali distinzioni tra produzione e consumo, creazione e copia, ready-made e opera originale. Ovviamente, i concetti di originalità, essere all'origine e di creazione, creare qualcosa dal nulla, svaniscono lentamente nel nuovo panorama culturale segnato dalle figure gemelle del DJ e del programmatore. Questa è una cosa pazzesca, perché effettivamente il DJ è quello che più di altri
combina, mette insieme, tra l'altro inventando e reinventando dei linguaggi, in quel caso Certo. musicali, e del programmatore. Non a caso questo critico mette insieme DJ e programmatore, perché in quello stesso periodo in cui lui scriveva c'era un altro personaggio che stava inventando questo sistema operativo Linux, e quindi aveva portato alla ribalta la metafora del bazar contro la cattedrale, proprio per raccontare com'è che i programmatori fanno per costruire il kernel del sistema operativo. E quindi, anziché avere Windows o Microsoft che costruisce, diciamo, un sistema operativo dall'alto, il sistema del bazar, quello dell'open source, della risorsa aperta, del Creative Commons, eccetera, funziona che è immediatamente tutto disponibile, le persone lo possono hackerare, ci possono lavorare sopra e possono creare, diciamo, dei modelli nuovi, partendo da una base che tutto sommato ancora non ha niente di nuovo, ma sta lì, c'è, se è sedimentata, qualcuno l'ha scelta a un certo punto perché faceva comodo. Finisco con questo piccolo pezzettino. In effetti è impressionante vedere come gli strumenti utilizzati più frequentemente per produrre questi modelli relazionali siano opere e strutture formali preesistenti, come se il mondo dei prodotti culturali e delle opere d'arte costituisse un livello autonomo che fornisce strumenti di connessione tra gli individui. Lui continua poi dicendo altre cosettine, ma questa cosa della post-produzione mi piace anche perché c'è questo risvolto relazionale, e questo esperimento delle cartoline è fantastico perché uno ti fa pensare 5 minuti, che magari non so 5 minuti, ma più di una settimana, concentrato su un pezzettino di carta e a essere molto sintetici su una questione chiave e fondamentale per noi architetti degli anni 2000, che abbiamo perso completamente un sacco di bussole. Ma soprattutto ci mette in relazione. Questo esercizio della cartolina postale, io non ho partecipato, non l'ho conosciuto, ma immagino che abbia veramente legato le tante persone che hanno partecipato, e quindi l'esito poi della cartolina o della diffusione nel web sia stato un momento veramente di costruzione di relazioni, che è quello il vero valore, vero valore poi di questo modo di operare: mettere insieme le persone e restituire un mosaico che non è detto che debba essere unitario, di atteggiamenti in cui riconoscersi. Questo secondo me è una cosa grandiosa, e mi ci sono trovato tantissimo in questo lavoro che ho guardato in questi giorni, me lo sono studiato, ho guardato qualche immagine che era su Facebook, Mattia mi ha un po', come dire, dato qualche dritta. E l'ho trovato fantastico, perfettamente in linea con appunto queste posizioni antiche, che tutto sommato hanno un po' preannunciato poi cose che abbiamo fatto più È tardi. proprio sull'antichità che noi in qualche modo, cioè noi abbiamo, in un'era digitale abbiamo puntato sul cartaceo. È proprio questo, Sì, cioè è vero. non ci Però con una modalità vergogniamo. digitale. Scusa. La cosa curiosa è questa, cioè, questo è interessantissimo perché è vero, voi avete puntato sul cartaceo, infatti io non ho, il mio collage non poteva che essere cartaceo, di solito li faccio digitali, in quel caso ho sentito la necessità, no, materica. Però la cosa interessante è che la modalità era iperdigitale, cioè Sì. voi avete replicato sul cartaceo una roba che si fa sul social network, cioè Assolutamente. questo è molto Assolutamente. interessante. Però perché questo? Perché la mia convinzione è proprio questa, che ci sono, per chi fa questo lavoro, ci sono una serie di meccanismi che la mano riesce a veicolare spontaneamente senza mettere filtri al pensiero. E questa è un po' la grande cosa. C'è un diretto passaggio tra pensiero e foglio o quello che sia, che talvolta col computer non c'è, perché c'è il digitale di mezzo, no? Perché c'è una palette, perché ci sono troppe scelte a volte. Quindi se uno non è veramente sicuro di quello che fa, apre Photoshop, gli può uscire 6 milioni di ficate, se non ci approvi in mente dove devi andare, poi ovviamente nel fare Certo, certo. ci sono qualche cosa, diciamo, è avvenuto questo, vabbè, Berto, ma già sapeva più o meno dove sono, te perdi, cioè non arrivi, cioè Vai in un'ora non travolto. gliela fai a chiudere. Cioè, sì. Infatti è il bello della deriva, cioè diventa il bello della deriva, dove tu apri un programma Assolutamente. o metti un foglio davanti, conscio di non voler arrivare a un risultato che sai qual è, ma di voler cercare un risultato, che è un po' come progetto io. La cosa che mi piaceva a me è quando Daniele parlava di questo meccanismo
di reedit, di reading, no? Del prodotto e di Alighiero Boetti, vi faccio vedere, siccome noi a un certo punto in questo link che Daniele faceva, metteva diciamo in evidenza, noi l'abbiamo fatto come? Facendo una serie di conferenze, quando si potevano fare, una serie di conferenze chiamando una serie di professionisti, ognuno nel suo campo. Chi del restauro, chi della progettazione, chi della divulgazione, i giovani, cioè persone molto diverse. Infatti ci sono stati scontri feroci tra i Parasite e Vincenzo Latina, si stavano scannando, è stato un momento emozionante. No, bello perché vedi proprio il sangue, vedi generazione a confronto, Certo. addirittura, no, guarda, siete dei vecchi babbioni, quello diceva, no, quando sa la cosa, grande Vincenzo Latina, per altro versi, cioè, mi piaceva un sacco, cioè io gli voglio molto bene, però c'ha questa prosopopea, no? E l'altro diceva, non ho capito, ma quando facevamo lezioni a Milano, quello mi diceva, facendo nomi e cognomi, no, ma tu devi fare questo, com'è l'immagine? Quindi, capito, le scuole che ancora ritornano, quindi proprio questa cosa dell'immagine che ritorna. E allora noi cosa abbiamo fatto? Io ho pensato di fare questo, cioè una post-produzione di una produzione, cioè questo è, che Daniele lo conosce bene, è una fotografia di un momento particolare, storico, in cui Alighiero Boetti vive e dice in qualche modo, poi è stata letta in tanti modi, come se fosse l'inizio dell'arte povera, non è così, lui aveva detto soltanto questi sono i miei amici e all'interno di questo poster, e quindi già un'immagine, penso replicata in 50 copie, non so, un po' di più, ma insomma è già una, appunto, una produzione, no? Che cosa faceva? Metteva, come abbiamo fatto un po' noi, metteva dei simboli. Allora, su sti simboli si sono, e che quindi il disegno, no? Però erano degli enigmi. Sti simboli non significavano un cacchio, perché a un certo punto gliel'hanno chiesto e lui pare che abbia detto: no, no, ma sti simboli, cioè, hanno un significato per me, cioè ce l'hanno, però fondamentalmente era un modo per connettere queste persone e per diversificarle unificandole, perché stanno tutte in uno stesso foglio, per ognuna delle caratteristiche che qualche volta si ripetono. Allora cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo detto: benissimo, invitiamo queste persone a parlare. E ognuno gli mettiamo un simbolo che abbiamo inventato noi, e che quindi allora uno era, che ne so, il direttore d'orchestra, l'altro era la lattina Campbell per chi pubblicizzava, poi c'era la sedia di Duchamp per quelli che facevano installazioni. Insomma, ognuno aveva un simbolo che poteva specificare, perché aveva la capacità di decodificarli, una specifica propria dell'architetto, ma che comunque non dovesse essere, come dire, tacciato di qualcosa, perché ognuno comunque aveva un pensiero critico su tutto quanto. Allora, il fatto di rieditare un'immagine che per me aveva avuto sempre una grande importanza, questa locandina di Boetti, ma io, come dire, io mastico immagini da quando sono ragazzo, come mia proprio indole, come dire, guardavo le figure e memorizzavo. E infatti questa è una cosa a cui stavo pensando per stasera, e cioè questa. Quello che ho sentito e che ho sempre pensato da quell'altro dibattito vostro che avevo sentito è questo: stiamo in un mondo che moltiplica di fatto il tempo di vita di ognuna persona che in qualche modo registra video, fa una Sì, registrazione video, fa una registrazione audio. Quindi è moltiplicare un tempo tante volte, almeno due ma volte. parecchie. Almeno due volte, no? Cioè almeno di ognuno di noi una copia di ognuno di noi. La cosa ovviamente è assurda, perché anch'io che faccio delle fotografie, sì, me le rivedo, ma non sempre, ma comunque non tante, che ce fai? Non hai il tempo di rivedere, non hai il tempo. E allora, e io faccio pochi video e vedo invece che i ragazzi fanno quasi sempre video. E questo fatto di fare video adesso non è per essere moralisti, che va benissimo ovviamente, però poi no, non ce la fai a rivederli, non ce la fai a rimontarli, perché comunque perlomeno dovresti rimontarli, no? Dovresti farne un album come si fanno le foto, faccio un montaggio di quello che voglio, a meno che tu non voglia in qualche modo riproporre tutta quanta la tua vita in toto, però che cacchio ci fai?
voglio dire, è una cosa totalmente inutile. Quindi che cosa succede? Succede che ci sono delle immagini che vengono prodotte, quindi qui post-arc ci può essere, come dire, di collegamento, dove il significato, l'idea, ha avuto un'elaborazione. Allora, ci sono quindi due tipi di immagini, secondo me, che ne nascono fuori, ipotizzo, in modo da... Ci sono delle immagini iconiche e ci sono delle immagini invece virali. Non è detto È che l'immagine vero, iconica, che è un'immagine importante, è una parola brutta, che è un'immagine per diventi virale, cioè certo. un'immagine che vuole esprimere, cioè che è veramente il medium dell'idea, no? Nel processo artistico, la mia concezione è molto chiara, che l'unica cosa che esce fuori dalla fine di tutto il processo è l'idea. Nasce idea, si svolge idea tramite il medium, che possono essere un computer, le mani, un pezzo di statua, dopodiché ne esce una roba di cui il valore non è solo o non è per niente il valore dell'oggetto in sé, e questo lo vediamo col computer, no? Ma è l'idea che veicola, no? Certo. E Benjamin Franklin questo l'aveva detto per insomma, maniera perfetta. Certo. Allora, Beh, ma guarda, su questo tu vieni a noi, perché, e questo ne abbiamo spesso parlato con Daniele, cioè questa sperimentazione di questa, come chiamiamo, wild radio, questo incontro appunto per fare due chiacchiere attraverso, è assolutamente da una parte arcaica. Perché è una roba proprio appunto molto casalinga, no? Della chiacchiera, dello stare insieme, che evita tutte un po' quelle trappole, anzi si mette in difficoltà con quelle trappole invece di continua mercificazione social, tipicamente social, no? Io devo vendere, devo avere più like possibili, devo cose. No, io ti sto usando tecnologia per farmi i cazzetti miei, diciamo, tra virgolette, no? Per farmi una chiacchiera, però con questa nuova modalità che mi permette di avere un sistema di archiviazione e di immagazzinamento già fatto, già precostituito. Cioè io non è che dopo devo avere la cosa di mettermi lì, ma che avevo detto, oh, quella sera però certo ci eravamo detti delle cose super interessanti. No, quelle stanno là, sono già memorizzate. Effettivamente questo è un circuito, secondo me, molto molto interessante su cui si può in qualche modo sperimentare, con tutto che i vincoli, e appunto io me ne sto accorgendo man mano che portiamo avanti questo progetto, cioè, i vincoli del social network, non so se Facebook, ma Instagram forse è peggio, ne parlavamo l'altra volta, eccetera, sono pazzeschi, ti vogliono in tutti i modi scatolare, no? In determinati prodotti preconfezionati, fai così con le istruzioni, eccetera, eccetera. Invece il tuo sforzo è quello sempre di rompere in qualche modo questo tipo di approccio o cercare di interagire, di non essere parte solamente passiva, ma di trovare una tua parte attiva e tendenzialmente arrivare a far sì che appunto diciamo lo spirito con cui si fanno le cose è più importante della cosa stessa, perché questa è fondamentale. E secondo me nella tua cosa delle cartoline questa cosa emerge fortissimo. Cioè il vostro lavoro, a mio avviso, io lo leggo così: mentre su Domus c'è la patina di Domus, che tendenzialmente dà quella patina di prodotto, di incasellamento, ma loro lo sanno e devono andare in certe direzioni, eccetera, eccetera. La tua produzione è una produzione tendenzialmente artistoide, cioè è la curatorialità che è artistica di quel progetto lì. Per questo, secondo me, come ci hai ben raccontato, ma me lo ricordo anche rispetto a me, cioè effettivamente l'essere coinvolti in quella cosa lì diventa una forma strana per te che ti devi mettere in quel gioco, come credo è ma lo questa sai cosa perché? che stiamo facendo qui, cioè Ma c'è un motivo che in questo Alighiero Boetti c'entra molto. Perché in realtà è una delle mie, come dire, delle mie grandi passioni. In realtà Post-Arc era strutturato per funzionare nel momento in cui funzionava. E quindi la cosa più importante era il processo, fondamentalmente. No? Certo, Cioè, certo. era il Quante processo. cartoline avete ricevuto? Giorgio, non mi ricordo.
700, 600-700, non Ah, tanto. Beh, tante, tante. bel numero. Beh, per lo Buono. sforzo che abbiamo fatto ci erano sembrate poche. Come Beh, sempre, immagina. come è normale, ci avevamo messo il cuore. Il processo era stato un processo sudato. C'era un processo, un processo. No, però è molto importante il processo, perché è proprio nel processo che ha valore, Certo. come tanti artisti della seconda metà del Novecento hanno fatto del processo il loro, come dire, il loro medium, che c'era quello, quindi il risultato quasi non era importante, ok? Cioè il risultato era la testimonianza del processo, non era altro, ok? Poi commercialmente diventa importante, ma insomma non lo è di fatto. Lo sappiamo benissimo. E quindi qua era proprio il processo, cioè il mobilitare le persone, i prendersi vaffanculo, i che rompicoglioni, oh ma che state a fare, oh, ah, fantastico, cioè chi esaltava al di sopra di quello che era e chi lo denigrava senza capire quello che fosse, era difficile che qualcuno dicesse, ma no, cosa interessante, lo capiamo, cioè una posata, sì, una posata, Un usato equilibrio. equilibrio della cosa. Ed era molto interessante. Proprio perché questo innescava poi desideri, rabbie. C'è stata una che è venuta, Giorgio, da dove veniva? Dal Veneto? No, da Treviso, no, non mi ricordo. Insomma, che è venuta apposta da noi, perché noi avevamo detto tutti quelli che partecipano, ovviamente, avranno il libro con la loro pubblicazione. Queste si sono prese una coppia di architetti, sono venute soltanto per prendersi, ma a noi ci è piaciuta un Stupenda, sacco, era stata una bellissima cosa. Quindi venivano, invece c'era stupenda. gente che magari che stava, capito, a All'esquilino non è Garbatella, venuta. perché giustamente, però quella che poi veniva dal nord Italia, si era presa il treno, una coppia con l'albergo e tutto per venirsi a me, ma come dire, infatti ci siamo abbracciati, ma cioè, sembrava, capito, una carrambata, come se ci conoscessimo. Sì, No? sì. Ma in questo Quindi è è quello che iniziato dice Daniele, la l'istante. costruzione dell'empatia, no? Il progetto è la costruzione di un'empatia che non sai poi dove arriva, perché anche bello è quello, Ma è infatti, spontanea. guarda, scusa, poi ecco appunto nelle divagazioni, secondo me è bello cogliere tante faccende. Io devo dire che l'aspetto più rilevante e formativo della mia professione l'ho interpretato in questa maniera, non tanto, come dire, le lezioni, ma insomma, qualsiasi esperienza educativa che ho fatto sia durante l'università, ma appunto le relazioni che tu riuscivi a creare per immaginare qualcosa che era altro rispetto a quello che tu sentivi a lezione, che erano le cose più noiose del mondo, tranne alcune esperienze veramente Davide, no? professionali più interessanti. E no, ma quella cosa che dicevi tu a proposito di che cosa diventa virale, che cosa diventa poi l'oggetto della replicabilità, e quindi la differenza tra quello che va in giro e quello che è l'archetipo che invece rimane e che ti dà la possibilità, mi sembra un tema interessante, ma proprio super bello. E un po' si rifà questa cosa qui al lavoro che fa Mattia, tutto sommato, che c'ha sempre nei suoi collage pure, questo era un altro aspetto, un'altra modalità di post-produzione che io, devo dire, apprezzo molto, qualcosa da cui partire. Allora, dicevo Mattia, lo ripeto così, non so Sì. se hai sentito, il rapporto che c'è tra l'immagine archetipica, quella lì che prende, come dire, confidenza con chi la guarda e che diventa oggetto poi di meme o successive rielaborazioni, eccetera, eccetera. Questa qui è una piccola divagazione che possiamo fare. Allora, la volta scorsa, la settimana scorsa, avevo fatto con una cartolina. Guarda, questa è 10-15. Questa è una cartolina. Già. Che cos'è l'architettura per me? Questa cosa qui, no? Quindi, la prossima volta che ci incontriamo, te la regalo. Grazie. Così la facciamo uscire dalla Ma c'erano delle bidimensionalità, l'architettura. cartoline, bravissimo. Quando abbiamo fatto il libro ci abbiamo avuto un problema. Ci sono arrivate delle cartoline tridimensionali. No, E quindi, immagino, immagino. È un gioco, bellissimo, è una cosa più divertente. che abbiamo dovuto, come dire, umiliare alla bidimensione per stamparle. Allora che fa? L'abbiamo fotografate, perché non c'era altro. Però è stata una riduzione, ovviamente. Bellissima, bellissima. Ma infatti immaginavo, No. questo non è solo uno scherzo, però era interessante dire, no? Che l'abbiamo scherzato con Mattia su questo fatto del meme, poi tra l'altro parlavamo di continuità e discontinuità, allora io ho fatto un post su Bellissimo. Instagram, ho messo, non so, la casa di Mario Draghi, io insegno a scuola e quindi ho detto, ok, facciamo la casa di Mario Draghi. Allora Mattia, più veloce di una faina, è stato rapidissimo, ha catturato questa immagine, avevo fatto questo post e tra che subito ci ha rimesso sopra del Tra suo l'altro e ha trasformato
Instagram che non si possono salvare le immagini, no? Sì, ha fatto, Quindi esatto. anche lì. Scriveva su uno screen Un'operazione concettuale, una certa raffinatezza, però. Certo, è certo. Però lui ha preso questo, l'ha smontato completamente, l'ha rimontato completamente secondo un suo sistema. E è un po' il cadavere squisito, cioè questa forma paradossale che tu inventi per analogia, analogia e non per razionalità, ma vai avanti per accostamenti, che secondo me è una cosa che noi ci dobbiamo sempre chiedere. Ma io lo dico, io faccio come un po' Mattia la professione di architetto e poi costruisco niente, ahimè, però insomma. Noi che abbiamo la fortuna in questa circostanza di non essere impegnati in quello, però spesso appunto ci riflettiamo appunto qual è la nostra missione, qual è il nostro ruolo, che cos'è l'architettura, ma ce lo chiediamo tutti i giorni, dove possiamo andare, dove si va, Che su che senso cosa si fare? riflette. Esattamente, ma esattamente. Però giocare su questo, Io ho costruire smesso, eh. questo proprio, ma mi dici il gruppo Sì, in cui come come si ti fa? senti Come si di fa? esatto. Ma perché ho pensato, perché appunto tutta questa storia questa lagna degli architetti, no? Cose. Ma chi se ne frega? Ma c'ho tante cose che mi interessano, ma non mi sto preoccupando. Già è faticoso, fa il lavoro, cose, fa cercare. Quello che è, cioè, anzi, questa cosa di smettere di essere particolarmente disciplinare, guardate, mi ha aperto la testa in un modo forse troppo, per carità. Però, ma di che stiamo a parlare? Ti rendi conto poi che è tutto Però veramente molto piccolo, è molto piccino questa cosa. se Sì. posso permettermi, c'è una via di mezzo, nel senso che sono d'accordo. No, 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 Madonna, no, come lo sei capisco democristiano, vabbè che c'è il governo del presidente, però, molto. No, lo capisco dai. molto, no, lo capisco molto, perché la ribalto in maniera diversa. Vai, scusa. No, te la ribalto in questo modo. Uno di solito incomincia a svariare dal tema architettonico nel momento in cui, come dicevo prima, non riesce a realizzare, che è un po' una situazione abbastanza comune a tutti noi, no? Quindi non è Però che. io già la contesto, invece è una scelta di vita. Eh? Quale è una scelta di Perché vita, scusa? è messa così, in realtà anche Daniele l'ha messa un po' così, Ma mi ha un sembra dato una scelta, guarda, è proprio un dato, ma nel senso che. no, e no, per me non Vabbè, è un fammi dato finire, di che fatto, secondo me è un dato, ma ti spiego però me lo perché. devo scrivere, sì. No, ma ti dico perché è un dato, ti dico perché è un dato, ma non perché una cosa sia più importante dell'altra, e quindi se io fallisco il piano A, quindi faccio il piano B. Non è questa la conseguenzialità. Ti dico che è una cosa naturale che può avvenire. Allora, quello che non lo so, quello che secondo me invece. A me piace, un po' piacerebbe, come dire, costruire, continuare a costruire perché come dire, è quello che Daniele faceva, è quelle paratie, non so come chiamarle, manco muri, quelle robe verticali o non verticali che poi uniscono le persone. E quindi a me piacerebbe continuare a fare questo sempre, anche in modo un po' più nobile e un po' più pubblico, perché è lo spazio pubblico che a me in realtà interessa, anche se non ci riesco a farlo, ma a me quello continua a interessare, i miei progetti. Che no, per me non c'è l'architettura o non l'architettura, c'è l'uso dello spazio, c'è la condivisione di uno spazio. Per questo che io dico, aspetta, attenzione, non togliamo fuori niente, mettiamo dentro Ah beh, tutto. In questo senso ti dico. su questo sono d'accordo Ecco. con te, però quello su cui invece ti cercare, io non posso pensare che la mia scelta, cioè io voglio dare importanza alla scelta. Per me, il chiarimento, diciamo, che mi sono fatto con me stesso è che per me è più importante essere poeta che fare l'architetto tanto per fare l'architetto. Allora, che poi ci siano gli spazi o non ci siano, quelle non sono condizioni che uno deve lamentarsi, subire, deve farci i conti. Ripeto, le tue capacità intellettuali le puoi mettere in gioco in Totalmente, tantissime discipline. Io sono d'accordo. mi sono trovato, Sì. infatti, come architetto, tra l'altro, a fare lavori di grande eterogeneità, organizzare i concorsi, fare degli allestimenti, tutte cose. E magari quello che è più identificabile con l'architetto non mi è Guarda, no, capitato, che è la vabbè, costruzione, è proprio una cosa. l'architetto. Il problema Sono vuol dire che d'accordo, io però. sono orientato verso un'altra roba, cioè sono spostato verso una dimensione che mi
una dimensione che si confà a me, io mi confaccio a lei Mattia, allora con aspetta che molta serenità. ridico una cosa importante, perché con te abbiamo condiviso questa parola della poetica in un piccolo scritto che abbiamo Sì. fatto e io me lo ricordo molto bene. Allora, io sono molto d'accordo su quello che dice Mattia, ma la vorrei dire ancora meglio, cioè questo fatto di non costruire, ma, che è asettico, è una grandissima opportunità proprio per coltivare questo aspetto un pochettino più colto da uomo di lettere, quale è l'architetto, io lo credo profondamente, che è un costruttore di mondi e un costruttore di narrazioni, ti dà la possibilità di cogliere veramente l'essenza e che cosa significa veramente fare l'architetto, che non necessariamente è un po' costruire. Però io lo mettevo un po' in tensione questo per altri motivi. Però nella divagazione ancora, quello che dice Mattia è di estrema importanza. Quando tu ti liberi dalla professione, ti liberi dall'accademia, ti liberi dagli schematismi, che sono veramente ristretti. Io insegno nelle scuole e poi insegno appunto in un'accademia sostanzialmente, insieme a Mattia ho condiviso e condivido ancora dell'attività didattica. La cosa che facciamo e ci risulta più semplice è smontare quello che è costruito con una rigidità pazzesca. Ma lo possiamo fare io e lui e tanti altri poi, non è che siamo gli unici, ma ci siamo trovati in quel contesto. Proprio perché ci siamo liberati da tanti preconcetti, da tante cose, da tante faccende. Quindi il non poter o il non dover essere impiegati in un processo così professionale, tanto per farlo, quando ci avremo l'opportunità, siccome abbiamo coltivato questo aspetto che è, diciamo così, poetico, adesso cioè, è una parola un po' generica, cioè, ci servirebbe un'altra puntata, mille puntate o tutta la vita per capire che cosa significa questo, ma è un'attitudine, è un atteggiamento, è uno stato proprio mentale, una predisposizione. Fai le cartoline, fai i collage, i social media e insegni. L'educazione è un mondo bellissimo dal punto di vista dell'espressività e della capacità di dire quello che pensi sull'architettura o sulla creatività in generale. Quindi ecco, lo isolerei questa tematica sull'opportunità e la possibilità che ti dà di riempire dei vuoti in maniera molto più facile che non se tu facessi appunto il professionismo o comunque l'architettura Però, anche dignitosa o la professione. sono talmente d'accordo che sono quasi in disaccordo. Meglio così, se No, nel senso, no la dialettica muore. esatto, È come il Parlamento, è solo morta, per non quello l'ho c'era fatto. Meloni. No, nel senso che è vero, ma secondo me il presupposto è un po' un altro, e secondo me è sbagliato, e cioè dire che la professione, cioè, che poi capisco perché lo dite, perché è un dato, mo non voglio. Ah, c'è la professione che ti irrigidisce. Boh, questo è il problema tuo. Se ti fai irrigidire dalla professione vuol dire che parti male e quindi ti devi liberare dalla professione per ritornare. Io ho Ah, sempre può fatto tante essere, sì. cose diverse. Io ho sempre fatto tante cose diverse perché poi appena non riuscivo a farle in un modo lo facevo. Cioè, i mezzi sono tanti. Ultimamente abbiamo fatto con Giorgia, con Architetture Senza Frontiere, questa per il Festival dell'Architettura di Roma, un evento al Quadraro che è durato un mese, Me lo lunga ricordo. strada, che si chiamava la Q di Roma, Quadraro la Q di Roma, e abbiamo dipinto tre piazze. Voglio dire, per me quella era architettura. Ma vera, perché finalmente quello che non riuscivo a fare in un progetto, ma era uguale, ma me lo portavo dal progetto, l'avevo fatto in tre piazze, facendo un sistema di percorsi, di interrelazioni di persone con i QR code, spiegando gli edifici e quindi facendo un giro e quindi era sempre una scusa per fare qualcosa, per far sì che la gente vivesse quelle piazze in maniera diversa e quindi con le associazioni che ci stavano, abbiamo invitato gente a parlare. Certo. Per me quella è architettura. Ora, è una roba, mo chiamiamola architettura. E quindi, secondo me, quello che dico, sono tanto d'accordo che sono in disaccordo, perché è il punto di partenza che è sbagliato. Perché in questo devo dire, il mio Erasmus, e cioè il mio anno a Parigi, all'École, a l'UPSIS, la Villette, è stato fondamentale. Perché? Perché era una scuola che si contrapponeva alla SEN, che aveva una rigidità, e cioè dire, tu vieni qua. Ti diamo tre libri grossi così che sono il programma di quest'anno. Che vuoi fare? C'erano una cosa senza scherzo, come un po' 80-90 esami diversi. Da là sono usciti gli AIR, il gruppo. Voglio dire, usciva di tutto tranne che gli architetti, però tutti erano, se vogliamo chiamarli architetti, cioè chi se ne frega? Ma chi se Cioè non è ne frega? quello.
Esatto, chi Chi se se ne ne frega? frega? Quindi è per questo che dico, però il Chiamiamo problema alla base è che l'IR, uno si mette insomma. in quella rigidità e non te ci mette te se poi te ci devi togliere. Fatti tuoi. Certo. No, Però vabbè, questo quello poi non è come. neanche, cioè fa parte anche di, cioè, Però, non è Antonio, bella però l'architettura perdonami, il fatta fatto di per dover i dire questa mattoni. architettura. Anche. No, però voglio dire, il fatto di dover dire questa architettura, Ma certo, no, no. nella mia conoscenza del dibattito culturale architettonico, è una voglia di Il mantenere il punto, punto nello perché fanno scontro tra. questi Ma essere io tutti ma diversi. manco lo voglio tenere, non mi Non interessa, ma mi non me ne può fregare di meno. Fate le vostre palazzine orrende e poi ci vediamo. Cioè, è chiaro che è più. Voglio dire una cosa, è chiaro che è più facile fare poesia, perché invece sulla poesia io ci tengo duro perché non ci sono cazzi, perché se no divaghiamo e appiattiamo tutto. Invece io dico, è molto più facile fare la poesia con una cartolina che con un edificio. Questo è Ah insindacabile. beh, Allora, se tu vuoi, però se ci tu vuoi sarebbero mille abbandonare, maestri in giro, ci avremmo esatto, splendide. se tu però a un certo momento vuoi abbandonare la carriera da poeta perché dici oh, ma a me te fa le cartoline bellissime, non me ne può fregare di meno, però voglio mettere su i metri quadri e costruire. È anche quella giustamente una sana scelta, però è una scelta come il poeta dice: ma sto cavolo, io voglio rimanere bambino tutta la vita perché perfezionerò il mio linguaggio espressivo, la cartolina sarà sempre meglio, saprò fare la cartolina in una stagione della vita diversa. Non ammazziamo se no la libertà creativa e della poesia con la dittatura dell'adulto, del realismo, le cose si fanno così, che è una stronzata, non se ne può più di questo approccio che non mi Ma la cosa interessa, mia è è un questa, approccio, Mattia, capisci che dico? parliamoci chiaro, forse non mi sono spiegato. Io non ho capito perché. Nel momento in cui tu hai la possibilità, ammesso e non concesso, di costruire la tua famosa palazzina, quella di cui parli, tu non la possa declinare in un tema poetico, ovviamente con tutti i limiti che ha l'architettura, ovviamente, sempre un'architettura devi fare, nessuno. Per quello dire, ma perché nega, cioè come. Perché negare una cosa se c'è l'altra o l'altra se c'è l'una? Tutto vale, se è fatto degnamente, ovviamente. È chiaro che Qui se tu ti devi. Se, a me non mi è mai capitato di fare una cosa che non mi piacesse. però la Beh, vita, però questo Antonio, va bene. la vita ti porta a scegliere. Poi tu sei un po' democristiano, te l'ho già detto, tieniti tu. No. No, non è così. No, Però dai, ma guarda, è un questo problema di concetto porte che proprio. si aprono, non so No, come dire. Devi sono saper d'accordo. accettare i Non dispiaceri, sono d'accordo. le Non sono d'accordo perché sofferenze e non sono dall'altra parte devi democristiano. azionare. Il massimo insulto che mi si può fare è questo, e so che non lo fai con questo intento. Non lo so perché io do del democristiano a delle persone. E l'ho dato recentemente a qualcuno con un Hai intento ragione. assolutamente offensivo. E non lo sono. Però è vero che. Rispetto a prima, cioè io quando stavo all'università ero assolutamente categorico, razionalista, decostruttivista, ero le passioni della vita, io sono stato, mi innamoravo di alcune robe, di alcuni artisti, di alcuni architetti, quindi perdevo la testa, cioè era proprio una passione, no? Che nasce tutto per l'arte, inizia là, poi l'architettura viene Lo dentro. so, Quindi, bene, certo. quindi per me è tutto un grande calderone, qui pensa di sa architettura per primo posto, certo che no, però fa parte. E però ho capito che, per esempio, prima io il postmodern lo vedevo come una roba che bisognava combattere in maniera proprio categorica. Boh, nel passare degli anni ho capito che, boh, sì, tant'è che ancora mi ricordo, guardate, questo è proprio un ricordo fantastico, che a un certo punto andai a casa di mia madre e aprendo un armadio trovai una collezione nascosta di ottagono. Ma è una roba! E ne feci una scorpacciata pomeridiana guardandomi queste cose. Stavo male però perché dovevo vederli, cioè proprio, cioè non mi piacevano, ma la notte sono stato male, ancora me lo ricordo. Cioè, ho avuto gli incubi perché dicevo che stavo all'università, c'erano queste robe che mi montavano, che non mi piacevano. Altro Poi li ho rivisti, che Eyes Wide Shut. esatto, li ho rivisti, ho detto, pensa della mia mente, li ho rivisti e ho detto,
erano così male. Quindi sono diventato più grigio. Cioè, prima ero bianco e nero, effettivamente sono diventato più grigio. Questo te lo do, questo te lo do. Ma è un grigio di comprensione inclusivista, non di saggezza, negativo. dici, di saggezza. Guarda, è strano a dirsi, ma è così. Il fascino, però, non, il fascino del o bianco o nero rimane. Se non ce l'hai avuto, non lo capisci. E quindi, ovviamente, la passione Certo. rimane quella battagliera, perché sennò non porteresti. Però metti tutto ciò che prima, cioè sei più possibilista a immettere cose. Questo che ti dico, sia nelle immagini che nel lavoro, mi piace unire le varie cose. Perché se fai quello che fai, fai quello che puoi fare. Se riesci in qualche modo ad avere la commistione di mondi differenti, è un arricchimento. A quel punto riesci a fare grandi cose? Bene, ti fanno fare la palazzina in serie, puoi anche dire no, eh. Cioè, non è che ti obbliga Ci nessuno. mancherebbe, ci E gli dici, no, mancherebbe. guarda, no, guarda, io questa qua a guadagnare 2 lire, a fare una cosa che tanto non mi No, piace, ma aspetta, il mio tempo lo spendo male. aspetta. Volevo dire una cosa che secondo me, voglio dire, le cose che dice Mattia e che mi sembrano forti, ci stanno due messaggi che sono importanti. E il secondo, quello che lui non dice, è che probabilmente l'architetto la palazzina non la deve fare. Il primo è che io decido io e il mio punto di vista, e essere chiaro sul mio punto di vista e sulla mia scelta è un messaggio importantissimo di livello, cioè io decido questo e di conseguenza discende qualsiasi cosa che io faccio, qualsiasi cosa che dico. E quello è un bellissimo messaggio, una cosa fondamentale. La seconda cosa che è tra le righe, l'architetto secondo me, l'architetto, boh, questa professione curiosa così trasversale, che è così libera ma a volte così costretta. Secondo me dice, e ci dovrebbe far riflettere, che l'architetto non deve costruire palazzine. Io sono convinto di questa cosa qua, ma non voglio dire che non deve costruire lo spazio. Vorrei riportare attenzione sul tema, però, sempre su qual è la missione dell'architetto e cos'è l'architettura, banalmente, con questa presa di posizione di Mattia. Che cosa deve fare? Lui è, secondo me, indipendentemente dal costruire o non costruire, un sacerdote dello spazio pubblico. Io su questa cosa qua ci credo, perché in qualsiasi sia la forma con cui si esprime, però l'architetto o comunque persone come noi che stanno in qualche maniera adesso riflettendo su queste cose in maniera libera e creando appunto dei contesti che sono diversi dai soliti contesti, si deve provare a dare un contributo importante per far star bene meglio le persone. Allora, Ma sembra no, una è cosa quello. strana questa, È quello, ma è il fatto giusto. di discutere, la missione dell'architetto è quella di creare il contesto. Io vado in giro a fare post-it al quadraro. Vado al quadraro, faccio i post-it e faccio il situazionista insieme agli studenti dello IED e creiamo uno spazio, un ambiente che prima non c'era con i post-it, che dopo 2 secondi non ci stanno più. Facciamo lo stop motion. Che significa quello? Fai architettura o non fai architettura? Beh, non è che mi interessa tanto. Ho cambiato lo spazio, c'è stato un gesto, ho modificato quella situazione, ho insegnato ai Certo. ragazzi che con gli Ma strumenti che capito. hai a disposizione puoi rendere uno spazio che è negletto, strano, brutto, dimenticato. Migliore. Le cartoline che fate entrambi in modi diversi, Mattia con i suoi meravigliosi collage che hanno rispetto a Carmelo Baglivo, Prati e tanti altri, lui ha questa caratteristica di essere trash, ma lo dico con veramente con un grande rispetto. Prende pezzi da tutto il mondo, non si fa scrupolo, ogni cosa vale, ogni aspetto, da E Super questo sono, Mario a come dice qualsiasi altro. Antonio, tra i tutto vale Esatto, tutto. esattamente. Ogni cosa, e il tuo lavoro ha quest'altro aspetto invece della grande capacità di mettere insieme, di mettere in relazione. Quindi è una post-produzione, è un meccanismo, è un modello di lavoro, è un processo Certo. che ha come esito ancora una frammentazione, perché alla fine c'è tutte le cartoline che sono un mosaico frammentato di punti di vista, ma visti tutti insieme nel libro, nel convegno, nel racconto che tu ne restituisci, creano questa grandissima cosa che è la relazione tra le persone che si fanno delle domande e cercano di darsi una risposta su dei temi che sono radicali, cioè vanno alla radice, come dicevamo con Ma Emanuele qualche tempo fa. Ecco, questo è. in realtà ci terrei a specificare una cosa, cioè non è che non è giusto fare, io lo sapete, in realtà poi di professione più da designer che da architetto ne ho fatta tantissima, no? Ho fatto tantissimi allestimenti con società importanti, in realtà importanti. Io quello che dico, ma lo dico a tutti gli architetti, che il problema è se c'è un interesse appunto a fare l'architettura in un certo modo, ma su questo credo che noi tre siamo tutti d'accordo, lo dico a chi ci ascolta, cioè di fare un'architettura che abbia un minimo di poesia, di senso,
Il tema è questo. La condizione dell'architetto oggi, il problema è che non è interessante per è questo che è un problema enorme e secondo me su cui bisogna lavorare tantissimo per il futuro. Non è interessante l'architetto in quanto lui si esprima per la sua poetica, sia che sia l'attenzione allo spazio pubblico, ma sia che sia una poetica prettamente estetica, eccetera, cioè quella che siamo abituati ad aver appreso, no? Dall'insegnamento della storia, del passato, eccetera. Non è così. Nella dimensione puramente professionale, l'architetto serve per questioni meramente tecniche. La tecnica sta ammazzando le discipline poetiche, ma è un tema, tra l'altro, antichissimo, vecchissimo. Allora, è bene che ce lo diciamo, è questo che io dico perché sono sicuro che siamo tutti d'accordo, perché sono sicuro che ognuno di noi, se no non ci frequentiamo, non ho nulla contro, ma nelle persone con cui sto, ma nelle persone che sono sicuro che c'è l'ambizione di fare dei lavori di un certo livello e l'ambizione di essere apprezzati perché io so fare quel tipo di architettura lì, poetica lì, eccetera, eccetera. Ma nessuno ti chiama per quel motivo. I motivi sono tutti sotterfugi. Nella società attuale sono tutti sotterfugi di mercato, perché costi poco, perché mi sei simpatico, c'hai un amico, cioè riesco a chiacchierare con te. Non, questa ricerca Non dell'architetto in esiste, quanto no, ma io voglio, non esiste, non esiste. quello è ovvio, però no, quello è ovvio, quello è assolutamente ovvio e questa cosa peraltro inficia in qualche modo nella gran parte anche i concorsi che sarebbero invece Certo, la parte più libera, no, di espressione del proprio pensiero. L'unica cosa che vorrei aggiungere a quello che dici tu è questo, però attenzione, quando si parla di poetica, che è molto giusto, perché vuol dire che si parla di sensibilità e di reinterpretazione di un posto, o di interpretazione di un posto, o di valorizzazione di un posto, di comprensione di un posto. Non bisogna mai cadere, questo lo dico ovviamente non a voi, ma a tutti quelli, ai giovani, che nella gestualità. Perché questo è un tema importante che ormai la storia ci ha insegnato che la gestualità non vuol dire che uno deve fare delle cose ingessate, che deve fare le cose non per... ma la gestualità c'è cioè la troppa personalità, cioè la mia idea è che il vero grande maestro è uno che fa un passo indietro rispetto a tutto, cioè è talmente bravo che mette la sua cosa, che la fa funzionare, però fa anche un passo indietro, quasi che non si vedesse. Questo è il grande maestro, perché sennò la città diventa un enorme plastico fatto da composizione 1 dove ogni studente ci ha messo la sua folie. Allora, la città non è composta da folie, poi, perché sennò rientriamo nel meccanismo Vabbè, delle però Antonio, artistar, vieni a noi, dell'immagine più, dell'archistar. ma certo, hai ragione, però più del non Sì, dico, fare no, non no, c'è niente giusto di quello che meglio. dici tu, però aggiungo un altro punto. No, aspetta, non lo stavi dicendo, lo aggiungo Sì, io. no, ma c'hai ragione, ma infatti in questo Bisogna. senso io credo fortemente, e hai ragione che è un invito alle nuove generazioni, che sarà sempre più sviluppato, per esempio, il fatto che l'architetto diventa un consulente strategico, non è uno che deve per forza lasciare un Bravo. oggetto, è un modo di pensare l'architetto Non per forza, certo. fuori dal mondo, Voglia. è uno che ti dà, c'ha un suo sapere e lo mette, come giustamente dici te, lo mette a disposizione per cercare di fare il miglior Anche lavoro possibile in tutti gli con altre aspetti. professionalità. Comunque, ragazzi, Bravissimo, allora anche un altro. volevo dirvi una cosa, che ci abbiamo avuto un sacco di commenti da parte di, per esempio, Elisabetta Fefè, che non è intervenuta oggi, ma ci aveva promesso di esserci in qualche maniera, ha fatto dei commenti Ciao molto Fefe! interessanti sulla chat. Il grande Piero Migrossi, che ormai è diventato, come dire, parte di noi, è uno di noi assolutamente il più giovane di tutti. E allora qui c'è Elisabetta che dice: proprio il legame indissolubile che c'è tra noi uomini, la nostra mano, mente, la carta, ricordiamo anche il primo passo per iniziare un progetto, per dar forma ad un'idea. Elisabetta è una giovane collega che appunto ci ha aiutato a fare tante cose e che ha dei punti di vista, devo dire, molto interessanti. Piero, che ci sottolinea le immagini archetipiche per rappresentare simboli validabili di una sorta di nuova cultura emergente, visione Rob etica. Lui c'ha sempre questo linguaggio così bello, interessante e appunto molto post-prodotto.
E anche c'è Ernesto Iacangelo che ci ha seguito fino adesso ci ha salutato. E allora io direi, siccome si è fatta una certa, 19 e 14 siamo stati bravissimi, un'ora di Sì, conversazione bellissima, dobbiamo imparare molto a bella. coinvolgere le persone e in qualche maniera durante la nostra conversazione leggere questi commenti, perché secondo me possiamo cogliere l'occasione di, come dire, stimolarci un po' a vicenda e rendere questa nostra Anche conversazione più coinvolgere social. i denti. Così facciamolo e che secondo me è più divertente. E io farei una proposta, siccome allora la prossima volta abbiamo Sveva che Sveva, salutiamo e speriamo di vederla batti in un onda, perché colpo. esatto, è una figura misteriosa che insomma dovremmo in qualche maniera disvelare. Parleremo di continuità e discontinuità. Questo è un tema che ci eravamo lasciati per la settimana scorsa, però insomma non siamo riusciti. Però chiederei a Antonio di pensare a un prossimo ospite. Allora, noi in qualche maniera abbiamo costruito un sistema di mini redazione, cioè abbiamo un gruppo, ragioniamo un po' sui temi, sulle Io cose ti della ho prossima volta, mandato però sarebbe carino. l'invito, Antonio, se così magari rimani in contatto. Ti ho mandato Molto volentieri. l'invito al E gruppo. c'è una cosa di cui abbiamo parlato oggi, che adesso poi ci pensiamo, insomma, anche per le prossime volte, fare questo collegamento, che l'ospite che viene o le persone che vengono saranno, possono essere più di una, magari si porta un suggerimento per la prossima volta. Se c'è qualcuno che gli va di parlare di una tematica, lo invitiamo, ma te stesso, Antonio, puoi, come dire, replicare questa situazione, ripartecipare, Lanciare. dire qualcosa, rilanciare. È veramente una chiacchierata bella, simpatica, un po' che ci fa rincontrare. Io sono molto contento che ci siamo rivisti perché, guarda, sembra banale, ma ancora questa cosa che uno si rincontra, si riconosce, poi parla, dice: ah, ma sì, è vero, effettivamente quello era. È un sottoprodotto di questa operazione che stiamo facendo, bellissimo, e No, mi ma riempie molto di grande. divertente, Di molto grande. divertente, Di... Esatto. molto piacevole. Esatto. Poi è venerdì sera, per me è proprio il pesce, vedo. Esatto, La come dice birretta, sempre questo Piero, proprio. venerdì pesce. Venerdì pesce. Va bene, allora mi spetta la chiusura, ragazzi. Vado con la cosa. Allora, Vai. Wild Radio, stay wild, stay cool. Pure oggi abbiamo finito con Antonio e Mattia. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti. Grazie, Vi Antonio. salutiamo per la prossima volta, per venerdì prossimo. Viva la Wild Radio! Ciao a tutti. Grazie a Ciao a voi, tutti. grazie. Un abbraccio, Ciao. ciao.